Miau. Mimi. Dai, Micioni. Amici gatti. Dai, vai al tuo posto, Mimi. Vai al tuo posto, amore, dai. Forza. Vai al tuo posto, dai, da brava, su. Fare anche gasolio. Mimi, gattaiola. Mimi, gattaiola. Matau. Mimi, matau. Mimi, matau. Non siamo una razza dominante. Questo lo penso da un sacco di tempo, vero Mimi? Se no non avremmo bisogno di piccole case, di camper, di rifugi, di palazzi, Mimi? Loro non li vedi fregarsi tra loro e non li vedi mettersi i bastoni fra le ruote. Al massimo, quando è il momento dell'accoppiamento, lotta, però continuo a pensare che non siamo la razza dominante. A volte giri, ti guardi intorno e ti rendi conto che è troppo innaturale il mondo come ci è stato insegnato. È troppo innaturale. Non è un posto. Faccio il paragone sempre con gli animali. Non è un posto dove. A misura d'uomo, se vuoi. Le case, le scale. Ci sono un sacco di campi. Ogni casa dovrebbe avere il suo campetto. Ogni casa, ogni singola casa. Niente palazzi oltre il primo piano, ma assolutamente. E poi anche i materiali. Buttano via un casino di legna. Il cemento fa male. Potremmo fare tutte case in legno. Ci verrebbe bene, dire se ci verrebbe bene, occupare le grandi distese in giro, terre incoltivate, terre buttate via, terre di nessuno. Sarebbe una cosa molto bella, molto. Darebbe valore alla nostra vita, se vogliamo. Amici, guarda che mamma Rosti. Se ognuno potesse avere la propria abitazione, costruita con le sue mani e fatta ad hoc per quelle che sono le sue esigenze, ma ognuno dovrebbe costruire la propria abitazione. Come fanno, che ne so, gli uccelli che si fanno il nido, altri animali che si costruiscono la tana, non lo so, tipo i castori che vabbè buttano giù gli alberi, Mimi.
castori buttano giù gli alberi. E questo mi fa pensare che tutta questa è una cosa indotta, non è una cosa naturale che si è inventato l'uomo, ma è una cosa che è stata, hanno voluto che noi facessimo questa cosa, stipati come sardine dentro le scatolette. Cavolo, a me piacerebbe avere, dico una cavolata, un monolocale di 20 metri, stanza unica più stanzetta al bagno, doccia, bidet, lavandino. Un monolocale di 20 metri con un ettaro di terra intorno. Allora sì, ci troverai in un appartamento. Ma come ho già detto, non siamo la razza dominante. Non siamo la razza dominante. Se fossimo una razza dominante non avremmo bisogno di vestiti. Non avremmo bisogno di medicine. Non ci sarebbe la crisi.